quello che rappresenta una delle migliori pagine della storia siciliana. E c'è chi, pur avendo letto da queste pagine, ha deciso di porre una cesura, ha deciso di cercare un retaggio diverso. Noi abbiamo la nostra storia, dicevo, che è fatta di Peppino Impastato, di Pio La Torre, che è fatta di Placido Rizzotto, di Portella della Ginestra. E c'è chi, avendo concluso un'interlocuzione perversa con l'UDC, ha preferito guardare a Ciancimino, sindaco mafioso di Palermo, e la sua storia, ha preferito guardare a Salvo Lima, Giulio Andreotti, condannato per mafia ma assolto per prescrizione. Alludo a Rosario Crocetta, naturalmente, che si ritrova a cercare di vincere un'elezione che poteva rappresentare una vera svolta per la nostra Sicilia, invece, visto le interlocuzioni che ha, visto le alleanze che ha stretto, che se dovesse vincere gli presenteranno il conto, ha posto in essere un mero percorso di alternanza e non di alternativa, perché se Rosario Crocetta dovesse vincere, l'UDC dal giorno dopo gli presenterà il conto, vorranno assessorati e sarà schiavo dell'UDC qualora Crocetta volesse fare una legge di matrice più legalitaria. Gliela bloccheranno, gli diranno questa non passa, se no si va tutti a casa e sarà costretto magari anche a guardare Amici che. Noi, scusate, non si sente bene. Noi, come dicevo, ci mettiamo la faccia, ci mettiamo la nostra passione. Forse Pierpaolo è uno dei pochi candidati che non è stato costretto a pagare gli attacchini, non è stato costretto a pagare chi gli ha fatto propaganda. Noi siamo stati spinti da un senso profondo di partecipazione, da un senso profondo di militanza politica, perché crediamo in un progetto alternativo, crediamo in una Sicilia migliore. Qualche giorno fa è venuto Crocetta, riposto in un comizio fatto in piazza San Pietro, non più affollato rispetto al nostro, credetemi, con tutta la nomenclatura dell'amministrazione comunale dietro il palco, e parlava, diceva anche tante belle cose ma irrealizzabili, visto con chi vuole realizzare questo suo progetto politico. E mi ha colpito che lui parlava di salute, il diritto alla salute, il diritto alla salute contro i termovalorizzatori. Beh, io so solo una cosa, giorno 6 noi eravamo anniscemi contro il MOUS. Chi non sa cos'è il MOUS, io dico, è un'installazione radar dell'esercito americano le cui radiazioni provocano tumori. Noi giorno 6 eravamo anniscemi a manifestare contro il MOUS mentre lui apriva la sua campagna elettorale con gli amici di Maria De Filippi, la peggiore espressione dell'italietta berlusconiana. Questo è Rosario Crocetta, vergogna, vergogna. E quindi la nostra lista,